No, no, fai parlare in bocca a me. Tu fino adesso hai parlato tu, adesso fai dire una cosa a me. Io ti ho detto che il Ferrero non lo posso prendere. Perché l'altro giorno, ti ricordi come ti mettesco una zecca e spinge, vai più veloce, mi faccio arrivare a 455 all'ora? E a quel punto il motore, che non ce l'ha fatta, scattate, scusi, perché giustamente ognuno ha un limite della sua esistenza. E a te ti piace la velocità? No, non in, no, fai, stai qui, fai parlare a me. Stai zitto, allora io oggi ti vengo a prendere alla Pieta, ci facciamo una bella passeggiata a Lungomare, ci prendiamo un aperitivo, là, un bel salsicciotto al chiosco che sta là, dopodiché ti porto al cinema a vedere un bel film di Schwarzenegger, come si chiama lui. No, fammi parlare a me, parli sempre tu, e state zitta, una volta tanda, ecco. Poi ti prendo, dopo che siamo andati al cinema, ti porto a fare una bella pizza alla romana. La pizza alla romana, a te ti piace la margherita? A me alla romana. Allora a te la margherita, a me alla romana. Poi dopodiché ti porto a casa mia, ti stendo sul divano e ti racconto la storia del Cappuccetto Rosso. Catacchio, buongiorno. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Guarda chi ti ho riportato, Catacchio. Che cos'è? Mogelli? Lo riconosci? Quello che se n'era scappato. Il mago Sdreus. Il mago Sdreus. Che l'altra volta ci ha fregata tutti quanti. No, a me non mi ha fregato proprio come molto a me. A voi mi ha fregato perché voi siete... Catacchio, tutti siamo stati ipnotizzati, abbiamo fatto la figura di cretini e questo signor se l'è svignata. Però è stato preso di nuovo. Mi raccomando, questa volta stacci attento. No, stacci attento perché l'arma di questo signor sono gli occhi. Ti ipnotizza. Mi raccomando, non lo fissare a lungo. Assolutamente. Te lo affido. Sbendo, aspetta, Catacchio, te lo affido. Come? Sbendo? Sbendo e andiamo. Un attimo, sì, ma non te ne andare. Mi lasciate solo con lo Sdreus. No, non ti preoccupare, Catacchio, stacci attento, Catacchio. Oh, giovanino, non ho fatto niente, giovanino. Quelle sono loro, io sono come te, insomma, io sto qua in galera, mi devo fare... Ho fatto 3 anni, adesso devo fare un altro 5, un quinquennio mi devo fare ancora. Giovane, Mago Sdreus, scusa, a un certo punto non ho capito, tu dici che io qua, io là, io ipnotizzo, io qua... E me ti sei fatto fregare una volta, ti hanno messo in galera, scusa. Io ogni tanto ho bisogno di essere imprigionato. Oh, e perché, scusa? Perché in carcere trovo pace e concentrazione. Oh, e perché così, scusi? Per meditare. Ma tu, la mia non ha fatto niente. Va bene, ma questo meditamento a che cosa serve? Serve proprio a che cosa? A fare che, insomma, io non ho capito bene bene come... Non avvicinare, non... Stai tranquillo. Posso stare tranquillo? Stai tranquillo. No, non mi fai male, insomma, non mi fai niente, io... Sto così, bello, buono, buono. Mamma, io a te devo aspettare. E guarda un poco, metti quel benedetto cappotto, che quel del ristorante non è che stanno ad aspettare i comodi nostri. Qua noi ci dobbiamo fare avere uno sconto pazzesco, perché io non è che posso spendere cifre esorbitanti, tu lo sai. Per cui prendi i soldi dal tuo cassetto, che devi anticipare. Senti, mamma, è anche l'anniversario di tuo figlio, non è che è soltanto l'anniversario mio, per cui la madre provvede sempre per il proprio figlio. Provvede. Te la penso, già provvedi tu a fregare la pensione sociale. Io frego? Ah, io frego la pensione sociale? E tu che fai, non mangi? Io mangi come un uccellino. E io ho preso a te, andiamo avanti a cipolle ad agli qua. Cipolle ad agli, perché il Fiat... E ti puzza, andiamo. Allora, chiudiamo bene qua. Chi sa fare? Chi è che deve venire a rubare? E lo so io chi deve venire, lo sciacallo, la prima persona. E lasciamo aperti in maniera che se vengono sciacalli ci trovo la casa, ci trovo tutti bella. Va bene. Anche perché così arieggiamo il locale, che qua proprio non si respira. Allora, andiamo. Arrivederci. Noi andiamo a fare un sopralluogo a un ristorante. Che domani è l'anniversario. Mio e di Natale. L'ho detto così, giusto per far capire. Possiamo montare adesso? Montiamo, facciamo il mondone. Montiamo. Allora, chi guida? Guidi tu. Chi sei? Allora, mamma,
No, no, biribim, biribom. Io devo salire sul sedile. Okay, però tu mi spingi con i piedi perché non c'è benzina. No, c'è la benzina. Com'è? L'ha messo già a caldo. Oh, giovane. Ehi, madonna, butto un po' di fiato dalla bocca. Che cosa? Non ha detto quella cosa? Stop, non parli più. Si è messo qua a fare che cosa? Io non ho capito. Parliamo un po', scambiamoci quattro chiacchiere, cinque, sei, ecco, arriviamo fino a sei chiacchiere. Giovane, eh? Parliamo dal bar. Parliamo dal bar, eh? Che ne pensi dell'ultima partita? È stato un manicomio l'ultima partita, eh? Con la vittoria proprio è stata veramente una soddisfazione, eh? Adesso non incorremo il rischio, caro mio, di andare a finire dentro la Coppa UEFA. Ma proprio dentro andiamo a finire, eh? Che ne pensi, eh? Giovane, che ne pensi? Non ne frega niente. Cosa dobbiamo parlare? Parliamo di politica. Ma è l'ultimo avvenimento sociopolitico, culturale, economici, intransigenti della evoluzione stratosferica economica. Che ne pensi? Giovane? Giovane? Giovane, che ne pensi? Non ce ne prega niente neanche di questo qua. Ma mi sta facendo venire lo scorzello al golo. A me mi sta facendo venire lo scorzello e lui non sta prendendo poco. Poi vorrei qualche cosa veramente rinfrescante, come a dire una cosa che sciacqua la gola e che mi fa sentire veramente... No, ma io non ci posso credere. Ma stiamo a scherzare veramente? Oh, tu mi date da bere, signori! Ma avete capito? Mandate la birra! Allora qui la trovate la merita! Non ci vuole niente a nessuno, questo è un segreto nostro! Ma tu... Ma tu sei un ingotto! Tu sei... Guarda come spuma la birra spumeggiante! Non diciamo niente a nessuno, tu che amico, che amico! Avete visto? Che amico! Senta, adesso... Adesso mi devo fare la cosa ancora più importante. Io, siccome sono nato proprio svendurato, che sventura è stata la vita mia. Allora io adesso voglio qualche cosa di più sostanzioso, perché la birra, sì, vabbè, la birra ha sciacquato la gola, però qua, caro mio, la pancia è quando la banda sta vacando, è quando la pancia sta vacando, hai capito? Qua sono un po' di soldi. Che cosa vuoi? Puoi fare qualche cosa? Fammi vedere, però se io non ci credo. Allora io dico che tu la birra me l'hai data perché costa 6.000 lì. Vediamo invece se sei capace di elevarti economicamente, che cosa c'è? Vediamo, io adesso metto la mano così, io ti guardo, fra qualche secondo voglio guardarmi la mano e voglio trovarmi un bel malloppo, eh? No! Ma non mi sento mai. Mamma! Mamma, mi sento mai superiore! Superiori! Che superiori? Voglio stare zitto, che quello è capace che se ne frega di quelli che è dello Stato. Se io vado al superiore, vado a dire che questo me l'hai dato tu, quelli ti prendono e ti dicono che tu appartieni allo Stato. 1, 2, 3, qua vado, quanti soldi! Ma allora, io adesso ti accendo una candela qua. Ma tu sei un zambo, ma tu sei il mago Zeus, ma come tu? Ristorante, questo è il ristorante, dentro dobbiamo vedere. Una vergogna.
E cammini! Perché devono cacciare? Siamo clienti che ci cacciano. Noi paghiamo. Quando uno paga non viene cacciato. Noi paghiamo. Allora, o rimani fuori sul motorino oppure vieni con me. E che cosa devo dire quando devo entrare? Che cosa devi dire? Che cosa devo dire quando te lo chiedo a te. Che cosa devi dire? Cucù. Devi dire buongiorno, buonasera, buonanotte. Permesso? Buonasera. Buonasera. Permesso? A posto. Permesso? Buonasera. Ah, ecco. Volevamo sapere, lei è il titolare? Sì, grazie, ma non abbiamo bisogno di personale. Noi non siamo in tanti personale, scusi. Dovevi dire, signorina, avevo un personale. Io, signorina, ci avevo certe belle. Che il compito di principe, ciocca, appoggio tutti i sì, mi vabbè, mia suocera. Suocera, così. Non è un locale, gente, così. Mamma, no, non è parecchio, ma sei un bel... Antonio! Mamma, no, non c'è bisogno di chiamare altra gente! Non c'è bisogno di chiamare altra gente! Ma che ti stanno io? Che vuoi dire che ai sensi? Senta, lei non comanda, perché noi non siamo primi veri, noi siamo della famiglia Caltacotta. Antonio, mettili fuori. Mettili fuori, ma fatto un poco! Andiamo fuori, che poi ragioniamo con voi. Io vado a chiamare i vigili e le faccio tutto. Ma faccio proprio di cosa? Comunque ritorneremo. Ritorniamo proprio. Vabbè, vabbè, buonasera, scusate. Ci passiamo più tardi. Allora, Zeus. La bir. Ok, la bir che ci vuole, Mileli. Capirai? La bir, Mileli. La momento. Mi hai dato un memo all'oppo, devo ammettere, di 750.000 lire, insomma, oh, non so mica le butto, quali io come devo spendere? Mo, Mago Zeus, mo deve essere la numero 3. Adesso vedi di leggermi nel pensiero, eh? Vedi di leggermi nel pensiero. E io voglio sapere, tu, se capisci veramente quello che io tengo nello sprofondo del mio pensiero. Vediamo. Velad, io ci va. Ma io sono qua. Sono tua. Madonna mia del Carmine, ma che... ma io non posso, io sono sposato, io amo mia moglie, non vedo l'ora di andare. Mago, dove vai? Vieni qua. Madonna, Mago, ma veramente? Ma allora io... Ma che lei sta là che ha detto a me veramente, mo mi piace, che fino a mo vi siete divertita a vedervi in galera solo solo con quei due omaccioni, eh? E io soffrire, voi arrivi, quando scemo Natale. Ma adesso, noi a voi, adesso sapete che faccio? Sapete che faccio? Io vi dico, allora in moggio! E che cosa dobbiamo fare? Io sono attacchio. Tutto buono, tutto... Strauss, allora, fa la doccia, fa la doccia. Non ti girare, tu non ti girare, eh? Non ti girare a fare la doccia, se ti devi fare la doccia con lenzuolo, sì. Sì, bravo, così. Così, allora, catacchio. Che cos'è? Che è successo qua te? Che cos'è? Che cos'è? Non credo non è niente. Come non è niente? Ma questo è un sogno. Ma tu? Sì, un sogno. Non è la realtà. Non è la realtà. No, questa è realtà. No, che realtà? Questo è tutto finto, è finto. Questa è realtà. Questa è cosa? Rimani qua. Io ho detto di rimanere qua. Vieni. Non basta. Scusa. Che cos'è? Catacchio, facciamo metà Perù. No, questa è mia. Dov'è? Come dov'è? Qua, dov'è? Stava qua. Ma come dov'è? Dov'è? Sotto a letto, ho detto. Dov'è? Ma io non so neanche come si chiama, ma ho detto che Cindy, e c'era Cindy. Scusa. Cindy. Dove sta? Cindy. Spero, dove l'hai messa? Spero, nel taschino. Ma che tasca? Ma quale tasca? Ma stava qua. Aspetta, ancora sono i pantaloni. Ma quali pantaloni? Quelli del doppio di te. Madonna. No, allora qua il mago Zdrey. E lui? Il mago Zdrey, si fa sto spregio. Questo spregio.
E allora? E allora? E allora? Ma cosa? Che? Se ne è andata. Se ne è andata. Ce l'ha fatta di nuovo. Ce l'ha fatta. Maledetta, se tu non entravi, chi era questo devo stare in paradiso? Devo stare! Dove sta facendo il lavoro? Scusi, è anziana, non capisce. È gelosa, vabbè, lei faccia per due, poi vediamo, ma non credo. Allora, intanto volevo sapere se si fa tutto dall'antipasto al dessert. Certamente, dall'antipasto al dessert. Al dessert, bene. Ci avete pure da bere? Mamma, stai bene? Un po' di contento. Volevo sapere, ci avete anche acqua, che so, vino, bevande? Tutto, signora. Ah, pure lo champagne! Allora, niente, il costo, volevamo sapere il prezzo. Il costo è entro le 300.000 a testa. Ma dove vuole, scusi? Vabbè, tanto siamo venuti una volta da... No, 300... Facciamo cambio merci. Abbiamo qualche copertone, copertine, copertine. Ah, nemmeno assegni postazzati? Niente. Solo le carte, vuole. Carte di credito. Carte igienica. Mia suocera è già qua. Tengo di buona qualità. C'è un punto... Il punto di qualità. Sono carte queste. Carte di credito, sento. Ah, di credito. Senta, guardi, ci possiamo mettere d'accordo al momento? Vado a dare l'annuncio di questo pranzo-cena che faremo, un grande stile, per piacere. Vogliamo un arredo tavolare proprio molto... Molto imperiale. Imperiale, ha capito? Per cui... Buonasera. Grazie. Ci vediamo. Mamma, piano. Signora, Antonio. Don't you?